Indennizzi per chi ha avviato lo stabilimento, escluse però le strutture abusive con eventuali nuovi vincitori della concessione che dovrebbero ripagare i vecchi proprietari per l'avviamento e proroga delle gare entro la fine del 2023. C'è questo sul tavolo del governo. L'intesa sulle concessioni balneari sarebbe dunque addirittura d'arrivo, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto. In pratica, l'indennizzo per le aziende balneari che non otterranno il rinnovo della concessione si calcolerà sulla base delle scritture contabili o perizia giurata redatta da un professionista abilitato che ne attesta la consistenza. Il punto di atterraggio è tutelare gli investimenti fatti da chi ha gestito in questi anni le spiagge, avere una tempistica certa, e dare regole ad un settore che di anno in anno ha avuto proroghe che alla fine hanno creato incertezza, perché questa è la condizione in cui oggi vivono gli operatori che gestiscono le spiagge, anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Intanto la polemica resta aperta, soprattutto per la sentenza del Consiglio di Stato. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere che c'è una sentenza che a me non piace, ma c'è del Consiglio di Stato dove dice che le concessioni devono essere messe a gara e che il Parlamento non può fare proroghe. Cioè, per me è una cosa, l'ho detto, non è rasenta l'eversivo, no? Una sentenza che dice che il Parlamento non può legiferare, no? Però c'è, quindi non posso far finta che non ci sia. Quindi una soluzione complicata va trovata, ma non è anche in questo caso parte del PNRR.